cominciamo proprio, andiamo a monte. A monte significa andiamo laddove si produce, un po' dalle esperienze di Daniela Milana, di Luciano Privedere abbiamo colto qualche cosa. A monte, per esempio, la domanda che io immagino ciascuno dei presenti si ponga è questa: abbiamo delle ottime produzioni in vari ambiti, non riusciamo mai a fare sistema e gioco di squadra per poter arrivare a quantità che sul mercato siano quantità interessanti, non piccole, piccolissime quantità, quindi piccolissime, diciamo, produzioni che alla fine soddisfano una domanda limitata. Tutto questo perché non può avvenire. Intanto ringrazio per avermi invitato qua. E una cosa che io ripeto sempre a tutti, scrivo dovunque, è che noi non siamo Europa. Noi siamo una piccola espressione dell'Africa, che dall'Africa abbiamo importato non solo tutte le cose bellissime che produciamo, ma anche i modi di produzione. Per cui io non mi sento europeo, mi sento più arabo, perché l'irrigazione ce l'hanno insegnata gli arabi, perché le migliori olive ce le hanno portate gli arabi, perché la coltivazione degli agrumi ce l'hanno insegnata gli arabi. Però purtroppo degli arabi scontiamo questa sorta di lassismo. Dottoressa Milano, diceva una cosa giustissima sull'aeroporto di Comiso: spedire un chilo di produzione non è un euro, è 1,20 euro, per via aerea è 1,20 euro al chilo, quindi non può incidere troppo sul prezzo di vendita finale, soprattutto su produzioni di quantità, carote, patate, arance. Non stiamo parlando del vasetto del pesto di pistacchio, che ha già un valore alto, gli mettiamo un altro euro, non incide, e comunque ne mandiamo 1000 pezzi, stiamo parlando di tonnellate e tonnellate. Spedirlo via gomma, come ci hanno costretto, costa 10 centesimi, 12 al chilo, spedirlo per treno costa un centesimo, e qui ritorno al fatto che non siamo in Europa, perché io ho fatto il Catania in Palermo, davvero militare, sono state 5 ore e 35 minuti, e mio fratello da Roma a Milano centro ci sta 3 ore e 20 con un altro treno ben più confortevole col wifi. Quindi le infrastrutture mancano, spedire via nave costa un millesimo, e è chiaro che non abbiamo i porti attrezzati. Stranamente ce l'abbiamo attrezzati in arrivo, perché ci arriva il limone dell'Argentina e arriva a Catania, arriva a Riposto, arriva dovunque, nessuno controlla, e soprattutto non ci controllano i residui. Le potenzialità del nostro settore: noi abbiamo un punto importante, perché siamo stati dominati da tutti, e oggi lo siamo economicamente dalla Germania, ma siamo stati sempre dominati, ma abbiamo preso il meglio, perché la nostra regione ha un'esposizione ottimale, piove raramente, di questo mi lamento tantissimo, ma abbiamo terreni fertilissimi e soprattutto grandi lavoratori, per cui tutte le cose che noi produciamo, anche con l'aiuto del terreno, perché non facciamo tutto bene noi, abbiamo un 80% di aiuto dal terreno, e tutte le cose che noi facciamo vengono veramente esaltate nei colori e nei sapori. Ecco perché ha ragione Ndiluotto, che le nostre produzioni sono di gran lunga superiori alle altre. Non è solo l'amore che ci mettiamo, ma sono proprio i terreni, il clima che condiziona. I limoni, come dice Luciano Privitera, i nostri limoni in questa zona sono anche superiori a quelli di Siracusa, proprio perché vengono coltivati in terreni acidi e subacidi che non hanno pari in resto della Sicilia e d'Europa. Perché dov'è questa terra vulcanica? Solo un piccolo esempio: il pomodoro italiano più famoso come nome, il pachino, è un OGM israeliano. Se mangiate quello fatto in Israele non sa di niente. Quello pomodoro messo qui nel terreno nostro, permettetemi, e diventa una squisitezza impareggiabile. Cioè, il valore è questo, è proprio la terra. Infatti, tra l'altro, proprio in quella zona, sul pomodoro di Pechino, uno dei sapori che vengono esaltati nel pomodoro è l'utilizzazione delle acque con elevata salinità, cosa che in altre parti dell'Italia o anche della Sicilia non c'è. Per cui tutta questa serie di valori strani, orografici, pedoclimatici e anche dell'irrigazione, del modo di coltivazione, esaltano i sapori.
facevo un esempio sulla, volevo fare un esempio come quello della carota. C'è da un po' di tempo un eccesso di celiachia. Di celiachia, molti si scoprono, che non lo erano prima, con essere celiaci. Celiaci. Bene, hanno scoperto da pochissimo che una vecchia varietà di frumento siciliano ha una componente, io non mi occupo di frumento, mi occupo di agrumi, quindi non so esattamente qual è, comunque che ha un tenore talmente basso che non incide nell'alimentazione dei celiaci. Per cui cosa avviene? I vecchi, le vecchie farine, i vecchi frumenti utilizzati nella panificazione, per tutti i dolci eccetera, non davano quella esasperazione alimentare che oggi invece altri frumenti, non per forza OGM, ma incroci regolari o trovati per puro caso, comunque di sperimentazione, che invece hanno quel determinato valore più alto che dà intolleranza. Quindi ritornare su cose antiche non è solo andare a saltare i sapori, ma anche ritornare nella salubrità di quello che noi mangiamo. Il nostro limone acese, che è bruttissimo da vedere, è veramente brutto, ma non ha nulla a che vedere con quello delle altre nazioni. In Svizzera lo vendono da 1,50 euro o 1,80 euro un pezzo, qua noi lo vendiamo a 14 centesimi, vediamo, ce la racconta, restano 2-3 centesimi al chilo, non un pezzo, e in un chilo ce ne sono da 7 a 10 a seconda la pezzatura. Là stiamo parlando con cifre esasperate, perché non è tanto il costo del trasporto, ma perché vogliono quello, e vogliono quello perché ha determinate caratteristiche. L'innovazione, perché voglio dire, parliamo di agricoltura che può andare nei mercati internazionali, ma bisogna anche innovare, sperimentare, avere il coraggio per esempio di espiantare, reimpiantare, ora uso questi termini che sono forse poco tecnici, perché questo non avviene? Perché principalmente non c'è stata attenzione pubblica, anche se non dovrebbe esserci, però ci deve essere, perché il reddito aziendale è ridotto a zero e quindi gli imprenditori non riescono a investire, non riescono a pagarsi neanche i debiti, non riescono a pagarsi l'IPS, figuriamoci se riescono a investire soldi, a azzerare il proprio reddito cercando di mettere qualche altra cosa a coltivazione e aspettare. Nel caso degli agrumi, se parliamo dei limoni, estirpo, reimpianto, dopodiché ci vogliono da 6 a 8 anni che la pianta si rimette in produzione. Quindi se non c'è un'assistenza esterna non si riesce a fare. E questo è uno dei motivi per cui tutta la zona della Riviera Ionica, anzi inviterei il sindaco, peccato che non c'è, a levare la tabella Riviera dei Limoni, sta ormai degradando, potrebbe mettere Riviera dei Rovetti o Riviera delle More, perché tutti i nostri limoni, con i costi esasperati di coltivazione per le terrazze, i costi esagerati dell'acqua perché provengono da pozzi esterni, da società esterne eccetera, non sta ricambiando la propria coltivazione con nuove varietà o comunque con nuovi metodi anche di coltivazione, non ce la fa proprio economicamente.